Quando i tifosi lo videro ballare la samba al Carnevale di Rio, mentre la Fiorentina di Trapattoni perdeva colpi nella corsa a scudetto, capirono che il fantastico Edmundo, detto O Animal, li aveva trascinati nel baratro. No, perché Edmundo, ingaggiato da Cecchi Gori nel gennaio con 13 miliardi, era un grande calciatore, ma pazzo e inaffidabile. E il sogno di quel trio sudamericano, Rui Costa, Batistuta, Edmundo, destinato solo a rimanere oggetto di chiacchiere al Bar Marisa. Edmundo aveva già fatto impazzire Malesani, che mettendolo in panchina, finì col litigare con Cecchi Gori e rimetterci il posto. O Animale esplodeva, insultava quelli che gli prendevano il posto, Lulu Oliveira ad esempio, e se ne andava. Trapattoni spese intere notti per convincerlo a disciplinarsi un po', ma l'attrazione per le donne, la birra e il carnevale era più forte. Della squadra se ne infischiava e scappava a Rio. Mentre quelli mangiavano polvere, lui ballava e s'ubriacava. Sarebbe finito pure al Napoli, dove in allenamento stese il portiere Mondini con un calcio in pancia e mandò a quel paese mondonico. Ha girato 17 squadre nel mondo. In Brasile fu condannato per un terribile incidente stradale dove morirono 3 persone. Girava nudo per lo stadio. Ha rotto telecamere in campo facendosi arrestare. Indicato platealmente linguine dopo i suoi gol. Perso più punti sulla patente, 219, che fatto gol, 197. Lasciato il calcio, si è messo una scimmia in casa e si è ubriacato con lei bevendo birra corretta al whisky, facendosi così denunciare dagli animalisti.